l'aria, la felicità, per quest'anno che se ne va. Siamo proprio tutti contenti, vaffanculo 2020. C'è un'azienda che fallirà, mentre un'altra è fallita già. Da operai e dipendenti, vaffanculo 2020. Vaffanculo. Siamo con Giuseppe Castiglia. Andropausa è il nome del vostro gruppo, è corretto? Esatto, andropausa, perché insomma, ormai abbiamo passato quasi tutti i 50, e quindi diciamo che ci andava bene questo nome. Non siamo nuovi a collaborazioni, perché il gruppo è formato da me e da un gruppo che si chiama i Brigantini, col quale abbiamo fatto già altre cose in passato, però adesso che siamo un po' più grandicelli, questa idea di andropausa ci è balenata in mente e abbiamo cominciato a fare delle cose, tra cui anche questa famosa Vaffanculo 2020 che ci è venuta dal cuore. E lei ci parla dalla Sicilia? Sì, da Catania esattamente, siamo tutti catanesi, qualcuno di Acireale, ma in realtà siamo tutti catanesi e facciamo queste cose di mestiere, nel senso che sono musicisti professionisti, poi hanno anche questo gruppo dei Brigantini col quale si esprimono in maniera diversa, dialettale, ironica, ma sono dei musicisti fondamentalmente seri. Io faccio lo speaker radiofonico, faccio il comico, il cabarettista e quindi anche delle parodie ogni tanto e qualche canzone originale come questa e come altre che ci sono appunto sulla pagina Andropausa di Facebook e sul canale di YouTube. C'è l'oroscopo alla TV, faccio corna e mi tocco laggiù, dal profondo dei sentimenti, vaffanculo 2020. Allora, mandiamo a dove dice lei, insomma, questo 2020, so che tra l'altro l'ha tradotta in quante lingue? Ma guardi, intanto mi è arrivata ieri una traduzione in cinese che io ovviamente sconosco, però è un po' la ciliegina, insomma, la traduzione. Sì, no, mi arriva proprio, mancava proprio quella. Poi sono arrivate traduzioni un po' da ovunque. Devo dire che probabilmente la melodia un po', diciamo, a filastrocca natalizia ha aiutato il tutto, perché diciamo che è un tema appositamente e volutamente ruffiano. Faremo uscire una versione che canteremo comunque noi in 6 lingue diverse, ogni strofa canterà in una lingua diversa, e si comincia con l'inglese, poi si arriva al messicano, quindi lo spagnolo della parte, diciamo, sudamericana, poi si passa al francese, il tedesco, il portoghese del Brasile e poi l'americano, che è un inglese un po' diverso da quello con cui iniziamo, che si conclude con l'ultimo pezzo, che è quello un po' più triste della canzone, dove si ricordano quelli che non ci sono più, che però rimane in italiano, così come il coro e così come vaffanculo, nel senso che 2020 viene detto in tutte le lingue, ma vaffanculo rimane italiano, come volare, come l'amore. Ma il pensiero di tutti va a chi più non canterà, a chi ha perso gli amici e i parenti, vaffanculo 2020.